Adesso passiamo la parola a Valeria Valente, senatrice e presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio. No, non sentiamo. Un attimo perché non sentiamo. Perdonate, mi avevo attivato il video ma non l'audio. Perdonatemi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Bentrovate, bentrovati. Sono contenta di essere qui stamattina, sono contenta delle cose che ho sentito, sono contenta personalmente anche dei toni che ho sentito usare sino a questo momento, mi paiono dei toni molto adeguati alla fase, molto opportuni, chiari, ma rispettosi e, come dire, consapevoli del fatto che affrontiamo sicuramente un tema particolarmente delicato che necessita equilibrio, saggezza e nessuna guerra ideologica o di posizioni, e non serve, diciamo, sicuramente alzare il tono, favorire lo scontro. Bisogna provare sempre, io dico, a confrontarsi, a partire ovviamente dalla chiarezza però delle posizioni di ciascuno e provando ad argomentare il meglio possibile le proprie tesi. E sapendo che c'è probabilmente, lo dico da ultimo, dell'ultimo intervento apprezzo in modo particolare anche la via d'uscita perché sostanzialmente poi la condivido nel merito. Bisogna ovviamente tenere conto anche delle esigenze degli altri e provare a dare a quelle esigenze una via d'uscita. Parto dalle cose più semplici per me. Perché personalmente sono contraria alla gestazione per altri e alla maternità surrogata? Intanto parto da un assunto semplice. Io mi occupo di violenza maschile contro le donne. Insomma, quasi per la quasi totalità del mio tempo, della mia impegno istituzionale. Che cosa mi viene fatto spesso notare da tanti colleghi, insomma, non solo del centro-destra, o comunque di partiti lontani, diciamo, dalla mia visione? Molto spesso vengo incalzata, sì, ma le violenze accadono anche da parte delle donne verso gli uomini. Tu ti occupi sempre e soltanto delle violenze degli uomini ai danni delle donne. Allora io vorrei dire, cioè, mi viene da, insomma, no, come, cioè, penso che tutti voi un'affermazione del genere, cioè, susciti, no, una reazione, ma non perché non esista, non perché io non mi renda conto che esistano ovviamente violenze che vengono perpetrate anche dalle donne nei confronti degli uomini, e non perché semplicemente ci sia una questione numerica che però ha la sua forza, ma perché se un fenomeno ha quelle dimensioni, no, che nel 95%, nel 97% dei casi c'è una violenza che viene agita dagli uomini verso le donne, nel 3% dei casi sono le violenze che vengono agite dalle donne nei confronti degli uomini, parliamo ovviamente delle violenze più atroci che arrivano all'uccisione dell'altro. Una ragione forse ci sarà, e che a dare l'attenzione a quel 3% significa soltanto in qualche modo volere per forza di cose non vedere il dato, come dire, il tratto distintivo saliente di quello che è il fenomeno che noi dobbiamo aggredire, ok? Non perché non conti, io sono una di quelle che adesso abbiamo fermato un'indagine per cui, che ne so, le vittimizzazioni secondarie, il caso delle donne a cui vengono sottratti i bambini, lo dico sempre, fosse anche il 2% è un fatto gravissimo, quindi non è soltanto una questione di numeri, è una questione di, come dire, portata del fenomeno e delle caratteristiche principali del fenomeno che se le annacquiamo in ragione di una piccolissima percentuale finiamo per non vedere a fondo il vero problema e tentiamo in qualche modo di utilizzare quella piccola parte soltanto per annacquare il ragionamento e impedirci di vederlo nella sua effettiva portata. Perché ho fatto questo esempio? Perché ovviamente è la cosa che conosco di più, di cui mi occupo di più. Perché anche nel caso della maternità surrogata io provo semplicemente a dire che sento molto spesso, no? Ma come obiezione alla posizione di tanti di noi, ma ci sono anche casi nei quali non si parla di commercializzazione, si fanno per gesti di generosità, si fanno per gesti di sorellanza, si fanno, ok, io non dico che questo non possa essere possibile, sappiamo che è stato possibile, sappiamo che accade, sono casi sporadici. Sono casi sporadici. Nella stragrande maggioranza dei casi, faccio anche l'esempio della prostituzione. Anche lì io ho una posizione che probabilmente è una posizione anche quella, no, un po' non oltranzista, ma molto chiara e molto netta. Io sono contraria al fenomeno della prostituzione. Credo che la legge Merlini sia stata una legge di conquista di civiltà, difendo a spada tratta quella legge per quell'impostazione e perché ha costruito un equilibrio, secondo me saggio, che non a caso la Corte Costituzionale continua a difendere e secondo me ne facciamo bene a tenercela stretta. Per quanto mi riguarda potremmo fare anche un ulteriore passo in avanti, ma intanto dico difendiamo quella. La prostituzione, anche la prostituzione, la stragrande
lo sappiamo benissimo, è commercializzazione del corpo di una donna, è violenza su quel corpo, è quel corpo, io lo compro e di quel corpo dispongo. E dispongo in ragione della forza del denaro che sono disponibile e che ovviamente intreccia nella stragrande maggioranza dei casi bisogno e necessità di qualcuna, e che veramente sporadico il caso, anche se esistono le escort, anche se esiste un altro modo, è sporadico il caso nei casi nei quali una donna sceglie liberamente, ma quando dico liberamente non dico soltanto, lo dico liberamente anche da condizionamenti, da contesti economici e sociali nei quali è cresciuta, da esigenze concrete, no? Anche dal fatto di fare una valutazione che quella è una strada probabilmente più breve rispetto ad altre per arrivare, quanto è libera quella scelta, ci siamo interrogate tanto. Io reputo che quella non sia una scelta libera, paradossalmente dico sempre che una bambina, se chiediamo a una bambina a 9, 10, 11, 12 anni che cosa vuoi fare da grande, difficilmente dirà che di mestiere vuole vendere il proprio corpo per tentare di, no, arrivare a una posizione. Quindi dico che secondo me dobbiamo considerare la dimensione reale del fenomeno, e quando parliamo di maternità surrogata dobbiamo capire che sostanzialmente è un fenomeno di commercializzazione del corpo di una donna, e dovremmo, quando mi dicono ma le posizioni della destra, no, a proposito dei disegni di legge Urti, Meloni, Carfagna, io devo dire non cado in questa provocazione, a parte perché ci sono temi che attraversano in maniera trasversale, e meno male, dico viva Dio, che ci sono temi che possono attraversare in maniera diversificata anche gli schieramenti politici, ma ricorderete che il senatore Pillon, per esempio, a proposito del doppio cognome, a un certo punto ci disse in aula, ma la donna mette a disposizione il ventre, è l'uomo a trasmettere sostanzialmente un'identità, no? Con il suo cognome, una storia. Quindi questo tema di vedere il corpo della donna, cioè come un contenitore, una scatola, no? E quindi sostanzialmente negare alla maternità quello che è, no? La sua forza, la sua specificità, il modo in cui quel legame si costruisce nel corso di una gravidanza, nel corso di 9 mesi, la forza, che è una forza che riguarda sicuramente anche, io credo, insomma, personalmente il mio pensiero anche da femminista, io credo che il modo in cui le donne stanno al mondo, il modo in cui le donne guardano il mondo sia molto, moltissimo legato, no, al modo in cui le donne possono generare vita. E credo che quindi spezzettare questo fenomeno, spezzettare questa forza, ridurla e metterla sostanzialmente sul mercato, assoggettata a logiche di mercato, sia non solo un grave errore, ma una grande perdita di una forza straordinaria, che poi vorrei dire, qui consentitemi forse una digressione, che però insomma in questi giorni un po' mi attraversa e credo attraversa tante di noi impegnate nella politica, no? Non sarà mai un caso che sempre questa forza delle donne, no? La maternità, che è una grande straordinaria forza delle donne, viene sempre messa sotto i riflettori, sotto attacco, sempre, no? Adesso è la Corte degli Stati Uniti, e se pensiamo anche a quello che accade in questi giorni nella guerra, pensiamo ai protagonisti di questa guerra, ci verrà da pensare perché, no, nei regimi così totalitari, così antidemocratici, sono quelli che poi sempre provano a mettere in discussione i diritti e anche riproduttivi delle donne, cioè è sempre come se in qualche modo questa donna, questa forza della donna volesse in qualche modo essere assoggettata a qualche altra logica, o comunque che adesso l'uomo nella volontà di mantenere, no, il controllo del corpo, del dominio delle donne, ma adesso la logica di mercato, molto spesso sono ovviamente guidate dai nomi, in qualche modo comunque noi vogliamo mettere le mani su questo grande straordinario potere che hanno le donne, che poi è una loro forza, ed è forse la ragione per cui da anni, da decenni, da millenni, continuiamo a essere sostanzialmente non solo discriminate, ma cercano in qualche modo di renderci, io dico sempre, renderci vulnerabili, metterci in una condizione di vulnerabilità, perché nessuna di noi nasce vulnerabile, anzi la forza delle donne, la resilienza delle donne l'abbiamo vista in questi anni, no? In questi ultimi anni. Quindi dico, per tornare al mio ragionamento di fondo, se nella stragrande maggioranza dei casi si parla quindi sostanzialmente di comprare il corpo, di fare un contratto, di disporre di quel, e di limitare
poi le scelte di quella donna su quello che, è la, su quello che sarà il nascituro, beh, io credo che non stiamo parlando di una scelta libera, autonoma, consapevole, che non stiamo parlando di una scelta di generosità, e peraltro che sappiamo possono essere alla luce anche di quanto è stata modificata la legge 40, di quali sono state le pronunce. Sono cose che possono essere anche nel nostro ordinamento, che è un ordinamento molto molto articolato, molto molto però equilibrato, che trova sempre le vie d'uscita e che le ha trovate le vie d'uscita e che si possono sempre trovare rispetto a casi particolari e specifici. Io darei anche un po' più conto, no, della saggezza del nostro ordinamento, e se la Corte Costituzionale, anche a Cassazione, si sono pronunciate anche a seguito di, dopo la modifica della legge 40, a seguito anche di casi che sono stati sottoposti alla loro attenzione, hanno sempre detto: attenzione, distinguiamo anche la fecondazione eterologa anche quando è possibile, e ci ha tenuto a precisare che però la maternità surrogata resta una pratica vietata nel nostro Stato. Io dico che ci dobbiamo interrogare qualche ragione anche di buonsenso dei nostri, come dire, più autorevoli organi giudiziari, che sono chiamati a interpretare, ecco, le norme anche della nostra Carta Costituzionale, che poi difendiamo sempre. Forse qualche ragione ci sarà. A questo aggiungo ovviamente che credo, non la voglio fare lunga, voglio chiudere il mio ragionamento su questo, che dobbiamo affrontare con più, questo sì, forse coraggio, ma anche determinazione, anche chiarezza, il tema delle adozioni da parte delle coppie omosessuali. Per questo dicevo, sono assolutamente d'accordo, perché sono d'accordo con chi dice: il desiderio è legittimo, conosce però dei limiti. Sempre questo, e questo avviene sempre, no? Nell'indisponibilità del corpo, del proprio corpo, di vendere pezzi del proprio corpo, di disporre del proprio corpo fino a senza limiti, lo sappiamo anche noi. La stessa legge sull'aborto non ci dà, no, quel potere in maniera indiscriminata, ce lo dà in determinate condizioni, in un determinato percorso, no? Non è che possiamo disporre, cioè, ci sono dei limiti che il nostro ordinamento mette, che secondo me mette a salvaguardia di alcuni diritti e beni che sono oggettivamente indisponibili. Quindi dico: il valore della maternità prima, l'indisponibilità del proprio corpo, e questi limiti devono essere non solo considerati in maniera saggia e equilibrata, non devono interrogarci, e devono essere per noi, come dire, anche un punto di riferimento nei nostri ragionamenti, e dobbiamo però fare in modo che siano resi compatibili in qualche modo anche con legittimi desideri, ai quali però siamo chiamati a dare una risposta. Girarsi dall'altra parte, lo dico così, con semplicità, di fronte a un desiderio del tutto legittimo delle coppie omosessuali di adottare dei bambini, ecco, questo secondo me sostanzialmente può essere un errore, una miopia che non ci possiamo più consentire. Noi di questa cosa secondo me ce la dobbiamo fare invece carico, credo che dobbiamo provare a costruire una risposta su questo fronte, però salvaguardando, ripeto, l'inviolabilità, secondo me in questo senso sì, dell'idea, del concetto più profondo di maternità, che è un rapporto unico tra madre e il figlio che viene messo al mondo, di quel legame che si costruisce nel corso della gravidanza, soprattutto non è pensabile. Io guardate, lo dico, lo sento questo, però io non ci arrivo soltanto alla storia, perché altrimenti, lo dico sempre, le estremizzazioni indeboliscono le nostre posizioni. Non parliamo direttamente del fatto che si arrivi al mercato a richiedere gli occhi azzurri, no, piuttosto come li compriamo, cioè, perché sennò ci rispondono con semplicità, ma noi non stiamo dicendo questo, noi proprio per evitare questo vogliamo disciplinare la materia in maniera più equilibrata. Non parliamo solo dell'esterilizzazione, parliamo del fatto che noi sostanzialmente, che una donna debba per contratto definire prima della nascita del figlio, che rinuncia a qualsiasi diritto su quel bambino, è qualcosa di innaturale e contro natura, perché nessuna sa che cosa accade dentro quei 9 mesi nel corpo di una donna, nei sentimenti, nelle emozioni, nelle cose che si costruiscono nel proprio organismo. Chiunque di noi ha avuto questa straordinaria magia sa che cosa accade, ed è una cosa innaturale spezzare quel ragionamento e rendere poi quel bambino in qualche modo figlio di un'altra coppia sulla base di un contratto, no?
E anche quando ho sentito quelle osservazioni fatte su quali sono, diciamo, in qualche modo anche i diritti, ecco, di questi genitori su questo bambino, io dico che dovremmo forse ragionare su che cosa si può riconoscere, su quali sono i percorsi che pure possono essere avviati nel nostro paese. Io sono disponibile a ragionare, però ripeto, salvaguardando questi principi fondamentali. L'inviolabilità della maternità, così come la conosciamo, non può essere spezzettata, non può essere l'idea della mercificazione del corpo delle donne, resta per me una violenza considerare quel corpo una scatola, comunque contrattualizzare la nascita di un figlio e anche questo lo dico nell'interesse di quel legame che sì è speciale per una donna, ma che secondo me è insostituibile anche per il bambino. Non sono un'esperta di questo, ma mi è bastato leggere qualcosa per conoscere tante esperienze dirette per dire che anche per quel bambino sicuramente quel legame è un legame speciale, un legame particolare, e deciderlo così, per contratto, per soldi, e ovviamente bisogna, e chiudo su questo come diciamo sono partita, non si può ignorare nemmeno il fatto, come dire, i protagonisti di queste pratiche, chi sono i protagonisti effettivi di queste pratiche, chi sono le donne che si prestano e chi sono i committenti che chiedono. Bisogna guardare la forza dei numeri, a volte i numeri, ripeto, non sono importanti in quanto numeri, ma sono importanti perché rappresentano la dimensione più corretta del fenomeno. Ignorarla o fare finta di non vederla o diciamo ritenere che siano un elemento non essenziale della discussione, secondo me non renderebbe giustizia alla nostra onestà intellettuale. Quindi, con pacatezza, con rispetto delle posizioni altrui, ma con altrettanta fermezza e chiarezza, secondo me dobbiamo aprirci al ragionamento, però forti, diciamo, delle nostre considerazioni e convinte che probabilmente, ecco, la chiarezza delle posizioni può aiutare a trovare anche qualche via d'uscita. Mi auguro che per l'Italia questa via d'uscita arriverà nel rispetto pieno dei diritti delle donne che vogliono sempre in qualche modo mettere in discussione.